risposte a questi lavoratori. Ora invece un settore che non conosce crisi è una materia dove forse invece l'Europa potrebbe mettere i bastoni tra le ruote proprio al mercato italiano, almeno questo è l'allarme della Coldiretti, tutto questo alla 50ª edizione di Vinitaly, dove c'è soprattutto da registrare il record delle esportazioni del nostro vino con o senza bollicine. Calici in su, il prosecco brinda se stesso. Quello che un tempo era un boom è ormai una tendenza, con le bollicine italiane che continuano a riempire bicchieri in ogni parte del mondo. In Europa soprattutto, ma anche in America, dove gli Stati Uniti, tra blend rossi, spumanti e moscato, sono il primo mercato export per il vino italiano. Il valore delle importazioni, spiega Riccardo Pasqua, uno dei maggiori distributori di vini italiani nel Nord America, ammonta a circa 1,6 miliardi di euro. La formula vincente? Maggiori investimenti, condizioni ambientali favorevoli e cura del prodotto in ogni suo aspetto. Per un nuovo consumatore di vino, e in America, grazie a Dio, ce ne sono tantissimi, è evidente che l'etichetta, l'immagine, la bottiglia, il packaging ha un ruolo fondamentale. Ogni americano consuma circa 11 litri di vino all'anno, gli europei e gli italiani per cultura e piacere molti di più. E i produttori devono fare i conti con consumatori sempre più esigenti, ma anche con i gusti che cambiano. Quello che viene percepito come qualità, adesso non lo sarà tra 10 anni, quindi bisogna sapersi adattare pur operando in un settore che ha tempi evolutivi molto lunghi a quelle che sono le richieste del mercato. Il vino racconta frammenti di storia e tradizione, la sua scelta risponde spesso a tendenze, se non anche in alcuni casi alle tasche. I conti si fanno, ma sempre meno a dispetto della qualità. E così, secondo uno studio della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, gli italiani consumano sempre di più vino al bicchiere, prediligono etichette locali e si fanno spesso inebriare dalle bollicine, affidandosi per la scelta ai suggerimenti di sommelier e ristoratori che propongono sempre meno fiaschi.